quando ci propone il dolore sordo. È il percorso emotivo tra padre e figlio, segnato dalle sconvolgenti rivelazioni di un passato nascosto. La ricostruzione di un rapporto interrotto per 30 anni, attraverso i dialoghi tra i due protagonisti. Ci svelano la presenza segreta di una famiglia finora sconosciuta. Un romanzo ambientato ad Ostia senza mai citarne espressamente il nome. Un libro autobiografico nelle emozioni, ma non nella trama. Prego Aldo. Buongiorno a tutti, innanzitutto mi siedo. Allora, forse qualcuno di voi mi conosce attraverso la mia pagina, che è una pagina ormai ad Ostia abbastanza conosciuta, che è proprio La Mia Ostia, che mi ha permesso di avere anche un nomignolo, Mr. Sunset, Mr. Tramonto, in quanto tutti i giorni posto foto di albe e tramonti, e proprio un tramonto ho messo sulla copertina del mio libro, Il dolore sordo. Un titolo in quanto ciò che ha portato a scrivere questo libro è stato proprio un dolore, la perdita di mio padre, che per tanti anni è rimasto all'interno di me, ma poi piano piano, grazie a questo libro, è uscito fuori. Ma anche il protagonista del libro, che è Andrea, vive questo dolore. Inizialmente è un dolore del tutto sconosciuto, ma latente. Solo grazie all'incontro con il padre, dopo 30 anni di una separazione forzata, le teste di questo mosaico virtuale cominciano a combaciare e finalmente Andrea capirà perché ha sempre vissuto tutta la sua vita con questo dolore. Allora, io ho cercato di utilizzare i miei 15 minuti in una maniera diversa, coinvolgendo delle persone che ho conosciuto grazie a questo libro o grazie al mio lavoro, io sono un insegnante, o grazie ad altre situazioni. Quindi per primo volevo invitare un mio studente, Alessandro, 20 anni, un ragazzo dall'animo profondo e da una sensibilità non comune. E lui racconterà proprio l'incontro tra il protagonista Andrea ed il padre, dopo 30 anni. Allora, premetto che non mi metterà a voto per questa cosa il professore, quindi sono venuto qua per mia spontanea volontà. Quindi... Un vento leggero mi sorprese ancora a pensare. Aprii gli occhi ed il sole era ormai sparito nel mare. L'aria era ferma, quasi immobile. Chi mi aveva fatto tornare nella realtà? La sensazione di due giorni prima mi circondava nuovamente. Mi girai di colpo e vidi solo sabbia, nessun'altra impronta oltre le mie. In lontananza però si mosse qualcosa. Un'ombra si allontanava e prese la strada prima di me. Non avevo paura, mi alzai e la inseguì. Stavolta ero lucido e meno stanco, corsi molto velocemente. Finalmente la vidi più vicina, riuscii a capire che era un uomo, forse lo stesso che mi aveva trafitto con lo sguardo il giorno prima. Lo avvicinai sempre di più e cominciai ad urlare di fermarsi. Si bloccò di colpo. Il mio cuore ebbe delle palpitazioni quasi tachicardiche e la mia mente non seguì più alcun ragionamento. Ci trovammo faccia a faccia nello stradino buio. Non riuscii a decifrare i contorni del suo viso, ma la voce sì. «Ciao», mi disse. Era dolce e sereno, quasi amorevole. Però non era possibile, quella voce io la conoscevo. Erano quasi 30 anni che non la sentivo più, ma la riconobbi. E come potevo non farlo? Come potevo non riconoscere la voce della persona che più mi era mancata in tutta la vita? La mia reazione fu inaspettata. Il primo gesto non fu un abbraccio, anzi, mi scostai di due passi. Non avevo ancora risposto al suo saluto, anche se sarebbe bastato un solo ciao o un gesto di affetto per annientare di colpo tutti quegli anni di assenza. Non lo feci. Non riuscivo a farlo. Non sapevo perché lui non mi avesse più cercato, perché mi avesse lasciato, si fosse fatto lasciare così facilmente. Sono io, sono tuo padre. Il tono era ancora più carezzevole di prima. Un calore interno mi pervase, un magma che voleva diventare lava, ma era bloccato dal cuore.
Come mai non reagivo come dovevo? Perché non mi gettavo tra le sue braccia? La sensazione di dover aprire la mia vita nuovamente a lui mi riempiva di un'estrema paura. Come potevo riuscire a ristabilire il mio equilibrio dopo così tanti anni di stabilità fittizia? Questo libro è stato una sorta di catarsi per me, che mi ha permesso veramente di liberarmi di questo dolore. Diceva Mary che la storia di tutto il romanzo è ambientata ad Ostia, anche se non è mai citata espressamente. Ma chi la conosce bene e la vive attraverso le mie foto sa riconoscerla negli scritti. Nello stabilimento c'era un pontiletto che si affacciava sul mare. Era vecchio, pieno di ruggine, colorato di azzurro e bianco. Quel luogo era una fonte di serenità per me. Mi ci ritrovavo con le gambe a pezzoloni e la testa appoggiata sulle sbarre metalliche che fungevano da parretto. Mamma si spaventava sempre a vedermi così, ma aveva capito che era per me un'attrazione troppo forte, come se fosse attirato da una calamita. Il mare era una parte essenziale di me, quel mio prolungamento ideale, quel qualcosa che riempiva il mio vuoto. E lì, su quella passerella protesa, mi sentivo completamente immerso in esso. Odori, colori, suoni, tutti i miei sensi si mescolavano in un unico insieme di quella distesa salata, era il collante. La seconda protagonista del libro è la madre, una donna che però non ha mai voce nel libro, ma viene descritta quasi sempre dai dialoghi degli altri protagonisti. Ma è proprio il suo dolore sordo a causare tutta l'evoluzione della storia. Non potrò dare la trama perché è una trama un po' particolare che ha delle rivelazioni che man mano si compiono. E quindi i contorni di questa donna dapprima sono sfocati, però poi prendono il mano a mano forma con il procedere della lettura, tanto da poterla o comprenderle, ma addirittura odiarla. Sarà Franca, un angelo caduto in terra, come la definisco io, a leggere il brano. Franca ha scritto la recensione che potete trovare anche dietro al libro, che dice: quando ho iniziato a leggerlo, avevo in qualche modo la consapevolezza di iniziare un viaggio emozionante tra queste pagine, ma non avevo idea di quanto intense fossero queste emozioni, in riva al mare, senza riuscire a staccare gli occhi ed il cuore, finché questo viaggio non è diventato intimo e mio, fino a raggiungere il mio dolore sordo. È la prima volta che lo faccio, quindi... Pensai alla camera, pensai al suo letto. Mamma era lì, come immersa in un fango diventato duro, quasi come cemento. In quei momenti non riusciva neanche ad alzarsi, faceva fatica persino a respirare. Non aveva nessuna cura di sé. Dovevo occuparmi di lei in tutto. Avevo 8 anni. Succedeva spesso fino a quando non andai via. Li conoscevo quei momenti. Uno strano silenzio avvolgeva la casa al mattino presto. Non sentivo il rumore delle sedie spostate, della macchinetta del caffè sul fuoco, delle serrande alzarsi. Una reale ma palpabile quiete invadeva ogni stanza e mi svegliava quasi di colpo. Ero talmente abituato a tutti quei rumori che non sentirli mi scuoteva immediatamente e in quel momento capivo che quel giorno sarebbe stato il giorno. Sarebbe stato quello che avevo battezzato il momento del papà, in cui ero io ad occuparmi di mia figlia, cresciuta ma priva di ogni protezione. La pettinavo, la vestivo, la profumavo con quella sua colonia che imbeveva facilmente i batuffoli di cotone. Lei si lasciava fare, ma non avevo mai capito se effettivamente si rendesse conto di quello che le stava accadendo intorno. Mi guardava con quei suoi occhi, una volta azzurri come il cielo ed ora solamente azzurri. La costringevo ad alzarsi dal letto e a spostarsi sul divano, dove avrebbe passato tutta la giornata. Se succedeva in un giorno feriale, dovevo chiamare il suo posto di lavoro e la mia scuola per comunicare la nostra assenza. Il giorno dopo, però, tutto passava come se nulla fosse accaduto. Mamma non mi chiedeva mai cosa fosse successo e come me la fossi cavata.
Ero diventato bravo a gestire quelle giornate. Cucinavo io, facevo i letti, pulivo casa, passavo perfino l'aspirapolvere. Mi piaceva poi sedermi accanto a lei. Prendevo il nostro libro preferito e cominciavo a leggere. Ore di lettura che ci tenevano compagnia, mentre lei era intenta a guardare quel punto, quello che non capivo cosa avesse di così interessante e misterioso. Tutto il nostro mondo si fermava, tutto ruotava intorno, ma noi rimanevamo saldi su quelle sedie. Era troppo piccolo per prendermi una responsabilità così grande. Solo ora potevo essere certo, pensando al fatto che nessuno ci avesse mai aiutati e che io fosse abituato ad avere una mamma così. Allora, io sono, come dicevo, un professore di biologia e in alcuni tratti del libro si vede, in quanto a volte ci sono delle descrizioni più tecniche, a volte ci sono dei parallelismi con delle figure animali. Però l'approccio al libro è stato anche lui scientifico. Infatti, dopo averlo scritto, ho messo un messaggio su Facebook chiedendo di poter intervistare dei gemelli. Capirete perché chi lo leggerà. E così Carla, una splendida gemella, si è fatta avanti. Ho scritto, gli ho dato il manoscritto, lei lo ha divorato veramente in pochissimo tempo e quando sono andato da lei ci siamo messi tutti intorno alla sua tavola a parlare del libro. E lei vi leggerà il brano in cui la violenza delle reazioni del protagonista sono così forti da sorprendere tutti. Buonasera. Vi odio. Mi avete fatto del male. Tutta la vita. Perché dovrei continuare ad amarvi? Perché dovrei? Non ci riesco, non ci riesco a guardarti, papà, senza vedere Pietro, senza pensare che anch'io avrei potuto amarlo a modo mio, nel modo che un bimbo può fare. Un bimbo che poi crescendo si fa forza su quell'amore, perché sa che quello che ha dato poteva aver fatto del bene. Chi mi restituirà ciò? Chi mi darà indietro mio fratello? Chi mi darà indietro la mia vita? Le onde del mio sisma stavano travolgendo e distruggendo tutto. Stavano minando le fondamenta del rapporto con papà, del mio equilibrio acquisito in questi ultimi 10 giorni. La violenza con cui reagii fu sorprendente. Intervennero i guardiani del cimitero per placarmi, per aiutare papà nel calmarmi. Non riuscivo a trovare nessun motivo per fermare la mia ira, nessuna soluzione alternativa. Andrea, ti prego, calmati, perdonami, ti prego, perdonami. L'urlo disperato di pianto di papà mi scosse intimamente. Sentì quella voce provenirmi da dentro, come se fosse il mio sangue in circolo. Tutto tornò nel silenzio, nella pace dopo la distruzione. In quel momento irreale, dopo che la morte e l'angoscia erano passati, in cui tutto è fermo, ma sembra ancora in movimento. I miei muscoli divennero come plasma, una sostanza amorfa, senza più sostegno. Svenni. Volevo infine solo ringraziare una scrittrice di Ostia, che è Gogo della Luna, che grazie al suo incontro in una mattina fredda di gennaio mentre lei faceva il bagno mi ha permesso di stimolare la mia vena creativa. E devo dire che scrivere questo libro in piena notte, nelle immersioni, come se fosse un subacqueo che ha bisogno ogni tanto di riemergere per prendere il respiro, è stata veramente una bellissima esperienza.